Buonasera a tutti, mi presento, sono Giorgio Parovel, sono il direttore della Lux Art Gallery, della galleria che ha deciso di ospitare la 45esima mostra del paesaggio. Dopo 50 anni dalla sua ideazione e dalla prima manifestazione. Allora volevo raccontare un attimino come è nata la cosa, perché nasce in maniera, credo, abbastanza simpatica, perché nasce quasi per caso questa galleria. Nasce da una mostra che molti di voi, mi ricordo, hanno visto un anno fa, quando abbiamo deciso di dedicare a mio zio, Nello Pacchetto, una mostra personale sull'Istria e sui colori. In pratica, proprio in quell'occasione, è stato ideato uno spettacolo di luce che è stato curato dalla componente Marianna Cerboni, e io mi sono accorto di una cosa particolarissima, e da lì veramente è nata l'idea di questa galleria. Ho visto i quadri di mio zio sotto una luce completamente nuova, ho visto dei colori che non riuscivo a vedere, ho visto che con un'illuminazione adeguata, fatta bene, fatta con grandissima professionalità, vedevo qualcosa che non avevo mai visto. E questa è stata proprio la sorpresa e l'idea che mi ha spinto a dire: ma perché non fare qualcosa di veramente specifico? Da qui il nome Lux Art Gallery, luce. Luce è tutto, senza luce non c'è vita. E quindi basta questo, credo. Addirittura c'è Monet che parlando dei suoi quadri, quando gli chiedevano dei soggetti, dicevano: non guardate i soggetti. L'importante in un quadro non è il soggetto, il vero soggetto è la luce. E stando attento a queste cose mi sono accorto, avendo appunto la fortuna di avere in casa o a Venezia, quando vado a trovare mio zio, a vedere ancora i quadri di mio zio, ho visto che con certe luci, certi colori di Venezia, in determinati momenti i quadri assumevano una luce particolare, li vedevo proprio sotto una luce nuova. E abbiamo avuto quindi la disponibilità, grazie al professor Gabrielli, di queste sale. Qua dove siamo noi adesso entravano i cavalli una volta, quindi ecco, più galleria di così non si può, perché quella in fondo era la mangiatoia, qui in fondo c'erano le scuderie, qua entravano col calesse. Siamo in una delle case nobili di Trieste, che era di un degrado totale, abbiamo deciso di ristrutturarla e fare quello che avete visto. Quindi dare l'opportunità agli artisti di poter mettere le loro opere in evidenza e di poterle vedere loro stessi sotto la famosa luce nuova. Quale migliore occasione, data l'amicizia con il professor Enrico Fraulini, che ha da sempre curato la manifestazione della mostra del paesaggio, ideata da suo padre, con la società artistico-letteraria che è nata a Trieste, pensate, nel 1945, e dal 62 ha avuto questa intuizione di portare avanti lo scopo della mostra del paesaggio. E quindi si è creata una combinazione virtuosa, per cui gli interessi sono collimati e per cui abbiamo deciso di presentare questa mostra, a cui hanno aderito un numero veramente importante. Il mio ringraziamento particolare va sicuramente Enrico Parolini e Rossi, presidente Comasali. Devo fare una menzione particolare per Livio Topolato, perché chi lo conosce è veramente stato l'artefice Deus Ex Machina di tutto quanto ha creato fino ad oggi. Io non pensavo che uno potesse veramente lavorare in questa maniera, e ha dato una mano grandissima per tutto. Un ringraziamento agli artisti e un ringraziamento alla dottoressa Cerboni, con tanta passione, la sua presente attività ha fatto questo lavoro, e a cui lascio la parola per illustrare dal punto di vista critico, no, questa mostra. Grazie a tutti. Un plauso forte a Giorgio Parove, il padrone di casa, che di tasca sua ha osato
questa grossa impresa, curandola nei minimi particolari, perché qui c'è un'illuminazione potente di altissimo livello che neppure i migliori musei in Trieste hanno. E questo è un atto di fiducia nel momento di crisi che stiamo attraversando. L'arte, dicevamo, ci può salvare. E Giorgio Parovel ha avuto questo coraggio, io l'ho accompagnato ben volentieri in questa sorta di impresa così entusiasmante, ma in un certo senso anche può essere pericolosa, e gli artisti hanno accettato, anche gli artisti come Zigainer, Ceriberti, Rosignano, che di solito valutano al setaccio, sono andati al buio, perché qui nessuno ha visto il luogo, tutti ci hanno dato fiducia, e se voi vedete la grandezza, la misura e la qualità delle opere che questi grandi artisti hanno, ci hanno dato, capite come hanno aderito, con quanto entusiasmo anche loro, e spero che questo sarà il futuro della galleria. Vorrei dire ancora una cosa, in fondo c'è un grande pannello che è installato lì, è di Riccardo Dalisi, grande architetto artista, premio Compasso d'Oro 1981, e lo abbiamo avuto grazie alla cortesia del gruppo Immagine, che tra breve avrà qui a Trieste Dalisi ospite per una sua ricorrenza, e speriamo di averlo anche noi qui. Questo per dire anche loro, e anche Dalisi stesso ha accettato di partecipare, diciamo in un certo senso, al buio. Io mi auguro che questa giornata sia l'inizio di un fecondo rapporto tra Trieste e l'Europa, perché noi qui abbiamo voluto, e grazie soprattutto al dottor Parovel, degli artisti sloveni, francesi, polacchi. Quindi speriamo che continui, si riprenda la vocazione verso l'Europa di Trieste. Grazie. Comunque comincio con ringraziare il direttore di questa galleria con cui diciamo abbiamo inventato questa mostra, chiacchierando per caso e guardando i quadri del pittore Pacchietto, di cui il nostro direttore è collezionista, e sono con i quali ha aperto anche la prima volta questa galleria, ma quella volta non era ancora stata restaurata, per cui direi che questa volta è la vera inaugurazione dal punto di vista della galleria. Io voglio ringraziare il direttore, ringrazio anche da Marianna Cervoni, che ha seguito col suo valore critico questa mostra, che non è una cosa facile neanche ad allestirla. Dovrei ringraziare tanti altri, ma insomma mi fermo qui per parlare un attimo della storia della mostra, perché questa mostra è una mostra storica e unica per Trieste. Compie quest'anno 50 anni. 50 anni significa che è nata nel 1962 e ce ne sono state fatte 45 edizioni. Diciamo che è saltata qualcuna perché non trovavamo una sala adeguata. Come voi vi rendete conto, una simile quantità, un simile numero di artisti non si possono presentare in una galleria modesta. Questa, fortunatamente, è la prima volta a Trieste che abbiamo una galleria privata di queste dimensioni, e questo grazie al nostro Giorgio Parovel, che ha avuto il coraggio, l'intuizione, diciamo l'arte, perché in fondo capire l'arte è un'arte anche quella. E ora io vorrei dire della mostra del paesaggio. Sono passati 50 anni dalla prima edizione che abbiamo fatto all'USIS, che è la società italo-americana, in via Galatti, nel 1962. Il significato della mostra, perché mostre di paesaggio ce ne possono essere tante. Ecco, diciamo che Trieste sia un polo d'arte e questa mostra possa nel tempo diventare il punto in cui si raccolgono queste opere. E continuando su questa strada potremo coinvolgere interessi delle città notevolissimi, anche turistici, perché una mostra di questo genere sarebbe bene fosse visitata e fosse conosciuta anche fuori di Trieste, negli altri luoghi d'Italia. Bene, io parlato del significato storico di questa mostra, alla quale
penso che tutti gli artisti devono tenerci. Naturalmente mi dispiace moltissimo per gli artisti che non abbiamo potuto accogliere, perché nonostante l'immensità di questa galleria, che veramente mi ha stupito, e la bellezza per le luci delle quali è dotata, che neanche i musei non hanno, perché bisogna dire la verità, luci simili io non le ho viste prima di qua. Ecco, io direi che mi dispiace che questi artisti che non sono potuti essere accolti si sentano qualcosa di meno. Nessuno deve sentirsi di meno, perché basta aver partecipato a una mostra del paesaggio che uno ha lasciato una sua piccola traccia nella storia artistica di Trieste. Quindi coraggio artisti presenti e artisti che vorrebbero partecipare e che io spero tanto che in futuro parteciperanno. E spero soprattutto che voi, anche come pubblico, oltre che artisti, possiate apprezzare queste meravigliose opere che abbiamo alle pareti e che credo che sia difficile vedere tante e di tale qualità tutte insieme. Vi ringrazio. Essendo questo ambiente molto articolato e molto particolare, noi ci siamo trovati in grande ambasce nel realizzare l'allestimento. Da parte della giuria devo dire che qualunque quadro, in qualunque posizione, vale la posizione di un altro. Tant'è che noi lì in fondo abbiamo messo Dalisi, che può essere considerato il nome più noto. Ecco, questo un omaggio agli artisti tutti e un saluto, ma sappiate che c'è stata un'equità assoluta nella disposizione. Vi prego di andare a vedere in fondo quella saletta e di entrare anche in quella sala dove ci sono delle opere veramente interessanti e degne di nota. E grazie a tutti e a presto.